La Vibonese perde in casa 3-1 contro il Verstappen, una sconfitta, la seconda consecutiva importante per la Vibonese, che sta facendo fatica a comunque carburare e a ripartire dopo l'anno scorso, a ripartire con un nuovo mister, con un nuovo corso. Sta facendo un po' di fatica, arriva una sconfitta comunque così come l'anno scorso accadde, sempre in questo periodo, perché anche l'anno scorso ci fu Vibonese-Juve-Stabia, all'inizio anno mi ricordo con Galfani in panchina ancora, terminò 1-0 con il gol su calcio di rigore di Mastalli, mi sembra con un rigore al 90esimo, tra l'altro all'ultimo minuto, comunque una partita anche fatta abbastanza bene, poi che mi sono visto l'anno scorso, quasi ormai un anno fa. E comunque ritorna questa partita e ritorna una sconfitta. Vibonese che quindi perde anche questa partita. Ci sono sempre rigori di mezzo perché la Juve Stabia passa anche con due rigori. Infatti, il primo subito nel primo tempo, a fine primo tempo al 45esimo, lo segna Berardocco. Una Juve Stabia che poi nel corso del secondo tempo raddoppia con Bentivegna a inizio ripresa. La riapre basso per la Vibonese, che quindi riapre un po' i giochi, riapre un po' le speranze, riaccende le speranze della Vibonese, ma che vengono spente al 90esimo con il gol di Evacuo su calcio di rigore. Tra l'altro poi c'è tempo anche purtroppo per l'espulsione di Polidori, espulsione diretta per lui, quindi salterà comunque diverse giornate molto probabilmente. Fatto sta che comunque arriva una sconfitta ennesima per la Vibonese importante, sicuramente con un avversario ostico che lotta per obiettivi di alta classifica, però c'è da dire che questa Vibonese, ripeto, sta facendo molta fatica ad ingranare. Ormai siamo a 3 giornate dall'inizio del campionato, quindi c'è necessità comunque di far punti. Certo, la classifica è comunque corta perché ci sono tantissime squadre comunque a 4 punti, 3 punti, però in questo momento la Vibonese è al penultimo posto in classifica con un solo punto raccolto dopo 3 giornate. Ripeto, ancora è inutile guardare la classifica, però guardare i punti raccolti sì, è molto importante. Ecco, in questo senso comunque ancora si fa fatica ad essere, a comunque accumulare punti. Adesso comunque la Vibonese affronterà subito la prossima giornata, che è in programma per domenica prossima, un'altra partita complicata perché alla fine comunque è una trasferta molto difficile, quella di Andria contro la Fidelis Andria, una Fidelis Andria comunque che sta facendo discretamente, comunque ha raccolto fino a questo momento nelle prime tre uscite stagionali 2 punti, almeno al momento in cui sto registrando, perché sta pareggiando comunque la partita, quindi per ora 2 punti in classifica. È una trasferta comunque ostica, ma che la Vibonese deve portare via innanzitutto per fare la prima vittoria stagionale, che è fondamentale, e soprattutto perché stiamo parlando anche di uno scontro diretto, perché la neopromossa Fidelis Andria comunque punta alla salvezza, così come almeno a quanto raccontato, a quanto comunque dichiarato dalla parte della presidenza di Condò, comunque l'obiettivo è stagionare la salvezza, quindi è uno scontro diretto molto molto importante dove Vibonese deve cercare di uscire assolutamente con i 3 punti, anche se non è semplice uscire da questo mini periodo di crisi a livello mentale, però ovviamente è fondamentale adesso portare via i 3 punti dalla trasferta di Andria per poter comunque cercare anche poi di continuare a crescere in stagione. Siamo partiti male, però comunque ci si può sempre rifare, però già subito la partita di Andria bisogna portare via punti perché quella è veramente veramente importante. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!